Eccoci insieme anche quest'oggi, ben ritornati al nostro consueto appuntamento con gli approfondimenti. Approfondiamo un tema che riguarda moltissimi, perché anche ieri dalle nostre trasmissioni in diretta, che riguardavano naturalmente gli esiti elettorali della politica, sia quella pomeridiana, l'altra abbiamo fatto notturna serale in concomitanza con la trasmissione dedicata invece al calcio, in modo particolare al Padova, quindi avevamo questa contestualità di trasmissione, abbiamo avuto delle telefonate, in modo particolare, e ci ha sorpreso, ma piacevolmente, da imprenditori, da operatori del settore, sfiduciati, scontenti, arrabbiati, comunque non c'era, non si trapelava dalle osservazioni che venivano fatte e dai messaggi che sono pervenuti, soddisfazione oppure entusiasmo, carica per affrontare, per superare, questo momento di congiuntura, di difficoltà. Che cosa non va? Beh, la protesta esiste, c'è stata, si è manifestata anche con il voto, quindi politicamente insoddisfazione. Vedremo poi dove andremo a parare, se cambierà effettivamente qualche cosa, ma poi soprattutto si chiede a chi opera nella politica che faccia dei cambiamenti concreti. C'è bisogno di andare avanti, c'è bisogno anche di riforme importanti, ma soprattutto di rinascere in qualche modo. Si guarda l'Europa e ci sono paesi che stanno crescendo, la vicina Germania è una testimonianza importante, si guarda il resto del mondo e l'Oriente marcia ben veloce con la direttissima. Cerchiamo di affrontare questi temi partendo dalle attività del piccolo commercio, del commercio dei servizi, del turismo del nostro territorio, andando a vedere anche la piccola e media impresa. Lo facciamo con i nostri esperti, ve li presento subito. Ben arrivato a Francesco Borga, presidente di Veneto Sviluppo. Buongiorno. Ben arrivato con noi e tra l'altro ci racconterà in due parole il ruolo di Veneto Sviluppo, in modo che gli addetti ai lavori lo conoscono benissimo, magari non tutti i cittadini. Ben arrivato e ritornato Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti, Regione del Veneto, e ben arrivato anche a Giuseppe Malerba, presidente associazione Un Fiume di Ville, sostanzialmente Buongiorno. un'associazione turistica. Mi incuriosisce anche molto Buongiorno. conoscerla, perché grazie di essere qui con noi in studio, perché effettivamente ci rivela un'altra ansa non ben nota del nostro territorio, che oltre al fatto di mare, di spiagge, di monumenti e quant'altro, città d'arte, come abbiamo visto anche in questa settimana parlando con gli ambiti turistici, anche di straordinarie ville, un patrimonio inestimabile, quindi un'alternativa alle solite consuete mete turistiche. È un'attività economica anche importante, no? Certo. Ecco. Allora, ecco, partiamo proprio da lei a questo punto, perché così ci Certo. rivela un po'. Un'attività economica che porta anche dei risultati, cioè avete dei numeri per capire l'indotto dei visitatori, che tipo di itinerari poi si vengono a svolgere e che cosa sostanzialmente consiste la vostra attività? Beh, allora, noi siamo una filiera turistica, quindi comprendiamo tutte le attività, dall'attività culturale all'attività imprenditoriale. E quindi noi cerchiamo di mettere in rete tutta la filiera turistica. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, non è strettamente gestito da privati, ma normalmente è gestito da partecipazioni pubbliche e quindi i dati in questo momento non li abbiamo per quanto riguarda l'affluenza in questi Però settori. c'è comunque Noi abbiamo i nostri dati, nel senso sì. che teniamo conto di quello che è il polso della situazione dialogando con i nostri, diciamo, fruitori, quindi i turisti che percorrono il territorio, che vengono lì e la maggior parte delle volte arrivano non sapendo neanche qual è il nostro prodotto. Questo è uno dei problemi, cioè lo scoprono nel momento in cui arrivano. Abbiamo un prodotto di valore inestimabile e purtroppo noi abbiamo la fortuna di essere vicino a Venezia, quindi arrivano perché c'è Venezia vicino, ma poi scoprono un altro territorio che è il nostro. Chiedono informazioni, vorrebbero tornare, vorrebbero avere orari delle ville, vorrebbero avere dei percorsi, vorrebbero capire come funzionano tutte queste cose qui. Purtroppo non si è stato in grado sino ad oggi di darli in maniera compiuta. Cioè, stiamo cercando noi personalmente di costruire i circuiti, di costruire delle informazioni e purtroppo con grandi difficoltà perché questi patrimoni che sono inestimabili risentono di un abbandono da parte delle istituzioni perché non si scommette su questo tipo di prodotti in maniera forte come dovrebbe essere Ecco, fatto. questo Maurizio Franceschi mi lascia interdetta e perplessa. Perché? Perché in settimana avevo parlato con Michielli, presidente Michielli, con l'assessore, con vari personaggi verticistici a livello turistico, dove si diceva si mette tutto in rete, si fa sistema, si valorizzano anche tutti quegli ambiti diversi dal consueto e non si trascura niente. Addirittura c'è un progetto, anzi c'è una legge regionale nuova, appena uscita, che valorizza proprio degli ambiti tematici proprio, in questo l'ambito tematico dovrebbe
qualche modo la, essere... Sì, la legge non è ancora uscita, sì, comunque c'è una, la, una proposta di legge. Una proposta che è già comunque stata avanzata, sviluppata. È stata approvata dalla Giunta, adesso verrà portata all'attenzione delle, delle associazioni di categoria e poi andrà in consiglio regionale. È una legge condivisibile, abbastanza condivisibile almeno nell'impostazione, e poi non sappiamo come uscirà dal consiglio regionale, perché si sa come entra ma non si sa come esce. Noi pensiamo che insomma, più o meno la bozza possa essere quella. La bozza è abbastanza condivibile, nel senso che cerca di rispondere un po' a quelle che sono le tematicità del nostro territorio, della nostra regione. La Riviera del Brenta è uno di questi esempi, perché la Riviera del Brenta, molto vicina a Venezia, è una realtà che ha visto nel passare degli anni un aumento crescente, diciamo, di turisti e di visitatori. È una realtà che l'anno scorso ha visto una presenza di circa 320.000 turisti, il 60% circa sono stranieri, c'è una considerevole, tra l'altro, presenza, leggevo i dati, di cinesi, quindi cinesi che vengono in Riviera del Brenta, e quindi significa che il turismo del futuro è un turismo che deve necessariamente allargare i propri orizzonti, e cioè noi abbiamo da una parte le città d'arte, in particolare Venezia e Verona, che Venezia in realtà funziona da sola, non c'è bisogno di fare marketing a Venezia, lì il tema di Venezia è in qualche modo regolare i flussi e cercare di migliorare in qualche modo la qualità del turista che visita Venezia, perché altrimenti viviamo di un turismo, come si dice, mordi e fuggi. Dall'altra parte abbiamo le località balneari che in questi anni hanno saputo in qualche modo riprendere un livello di competitività, perché erano è quel tipo di turismo che più ha risentito da una parte della crisi e dall'altra parte della competizione che sul sole mare è internazionale. E noi dobbiamo puntare sui turismi, tra virgolette, minori, cioè quelle parti di territorio meno conosciute che diventano un valore aggiunto nell'offerta turistica, che ovviamente deve essere messa a sistema, deve essere valorizzata. Veniva ricordato in qualche modo prima che ancora oggi in alcune realtà come questa della Riviera del Brenta il successo è legato soprattutto alla capacità dei singoli imprenditori e del fatto che trovano dei momenti di aggregazione e fanno sistema. Però non c'è una politica, diciamo, esatto, non c'è. Da è parte una volontà individuale delle istituzioni che valorizza, promuove e fa diventare una parte importante della nostra economia quei territori che hanno delle potenzialità straordinarie, ma che oggi, ancora oggi, non hanno trovato un'adeguata, diciamo, attenzione. Certo. Veneto Sviluppo, parentesi, che cosa fa concretamente, così lo spieghiamo ai nostri telespettatori, ma può contribuire in qualche modo a rilanciare questi ambiti, che secondo me hanno un indotto rilevantissimo anche dal punto di vista economico, e potrebbero costituire anche una spinta di riconversione per molte attività che invece, poi lo vedremo anche insieme, anche commerciali, non stanno dando risultati. Ma la Veneto Sviluppo è una finanziaria regionale che ha ormai circa 30 anni di vita. Il 49% è detenuto dal sistema bancario Veneto e il 51% dalla regione. È nata come una volontà, un braccio tecnico della regione per aiutare le imprese. La prima fase è stata quella dell'erogazione dei contributi. Ha poi avuto un'evoluzione che è quella di un sostegno più intelligente, se mi è consentita la parola, verso il sistema delle imprese. Oggi, e quindi mi è più congeniale parlarne, ha due o tre asset importanti. Il primo è che ha velocizzato molto le attività di sostegno alle imprese tramite i fondi di rotazione, che ammontano a circa 700 milioni di euro, quindi non sono pochi. Cioè le imprese, che investono possono chiedere di essere finanziate, vengono finanziate a un tasso agevolato, che generalmente è metà del tasso
di mercato che è sul sistema bancario. E alcuni di questi vanno molto bene, per esempio va molto bene in questi ultimi mesi quello il fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, e quindi significa che le imprese hanno cominciato a guardare al futuro in qualche modo, sia pure, ma poi ritornerò con delle preoccupazioni legittime. Va discretamente bene quello del turismo, e poi ritornerò su quello che diceva Franceschi adesso, anche se una recente norma della regione l'ha allargato molto le possibilità di intervento, il che significa venire meno a criteri di selezione o altro, però se la decisione politica è questa ne prendiamo atto. E soprattutto oggi ci sono un altro obiettivo che la Veneto Sviluppo sta perseguendo, che è fortemente innovativo, che è quello di partecipare al capitale delle piccole aziende. Cioè un'azienda che ha un progetto e non ha le risorse trova in questa società un private equity, come si dice, pubblico, quindi per definizione meno aggressivo e più paziente di un private equity privato, che entra nel capitale dell'azienda, oltre a finanziare anche l'agevolazione che dicevo prima, e la accompagna per 3-5 anni fino a che ha le gambe sufficienti per andare avanti. Questa è una cosa, secondo me, molto importante in questo frangente economico, perché ci consente innanzitutto di interrompere quella logica di dipingere il Veneto come sottocapitalizzato, invece oggi c'è anche questa possibilità. In secondo luogo, il pubblico in maniera intelligente si accompagna al privato ed entra in un mercato che prima era tipicamente solo del private equity privato, che ha delle logiche legittime ma diverse, certo, da questo. Privato intendiamo dire delle banche, in delle senso banche, stretto. Banche, ma anche di finanziari privati, esatto, dei fondi, che intervengono. E qui il futuro, ne parleremo un po' più avanti, riguarda l'accesso al credito in maniera più completa e una strategia più complessiva. Quindi però, anche, proprio prima di passare subito in pubblicità, anche per aziende in ambiti come anche per questi. Aziende in ambito come questi, cioè prima che il turismo, quindi anche un albergo o una società turista che ha un progetto trova una immediata verifica con i nostri uffici sulla percorribilità o meno del suo obiettivo. E quindi un sostegno magari. Un sostegno. Su quello che diceva Francesca è importante, due cose, poi chiudo velocemente. Il primo è che fa un'analisi precisa quando dice ognuno cerca la sua soluzione. Oggi c'è una fase di incertezza, non vorrei dire di sbandamento, che ognuno si cerca la soluzione, manca un quadro istituzionale, ma poi ritorneremo. E l'esempio determinato dal concetto di Venezia, quando lui dice non ha bisogno di essere promossa. Ecco. Però non c'è pure l'inverso. Questo concetto di Venezia non è neppure un brand per il sistema economico, al di là di quello turistico, per proporsi nei mercati internazionali. No, e questo dimostra effettivamente quanta strada ci sia ancora da fare, la necessità di interrogarsi su quelli che sono gli strumenti più idonei, sia di marketing, sia finanziari, sia economici. Quindi a questo punto innovazione, anche sotto questo versante, adesso vediamo che strategie possono essere adottate. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, poi torniamo ancora insieme. Allora, c'è l'esigenza, a questo punto si diceva, di rinnovare, innovare anche l'immagine del nostro territorio, delle nostre aziende, di quanto viene offerto, per essere sempre più appetibili, aggredibili anche da nuova clientela, da nuovi mercati. Queste strategie, alla luce di quanto appunto diceva il Presidente, sono state valutate, le state cercando di attuare? Quali sono gli sforzi che fate? Noi partiamo da una situazione un po' più complicata, nel senso che prima di innovare bisogna avere una certezza, una base solida del prodotto, nel senso che noi stiamo cercando ma già quello, secondo me, il proporre un prodotto che noi proponiamo un prodotto su quello che noi possiamo offrire. Il problema è che manca una programmazione certa, cioè noi non sappiamo se il prossimo anno il prodotto che abbiamo adesso possiamo ancora venderlo o sarà definitivamente scomparso. Cioè una programmazione. Perché anche quest'anno abbiamo scoperto che una delle ville istituzionali del nostro territorio rimane chiusa per le visite individuali. Uno non può proporsi nei mercati internazionali che loro chiedono una costanza di prodotto, un'uniformità di prodotto, andare lì e dire diamo una certezza che questo prodotto il prossimo anno ci sia ancora. Noi non siamo in grado di darlo in questo momento. Questa mi sembra una cosa gravissima, però. È gravissima, cioè, perché la cosa peggiore che si fa, che si può fare nei confronti, cioè non c'è programmazione, non si può fare dei turisti, no? E non rispettare le aspettative che gli dai. E cioè, se tu ti proponi con un prodotto, è il tema della qualità poi in realtà, no? Tu garantisci un prodotto, nel momento in cui il turista sa che è quello il prodotto, tu, quando viene lo deve trovare. Se non lo trova è la peggior cosa che puoi fare. Ma qui è legato appunto a quei ragionamenti che facevamo prima.
se non c'è una regia che governa questi processi e che mette insieme i diversi soggetti, va bene, è difficile e si lascia solamente ai singoli operatori e ai singoli soggetti dove ognuno fa la sua cosa e non c'è mai una capacità d'insieme, il rischio è proprio questo. La programmazione in questo nostro paese, in questo nostro territorio, anche dal punto di vista turistico, viene sempre fatta all'ultimo minuto. Vive, come si diceva prima, chi naviga su un'immagine consolidata. Chi però vuole costruirsi un nuovo parterre di clientela, rilanciare certi settori, parliamo delle zone della Riviera del Brenta, le terre del Tiepolo, voi avete fatto anche tante iniziative, e quindi negozi, attività commerciali, produttive che convergono in quest'area, che potrebbero avere un ulteriore rilancio, sono ferme lì, cioè non hanno sbocco se non nell'ambito molto stretto. Perché non c'è, cioè in realtà se guardiamo le cose per come avvengono in questi territori di turismo meno maturo rispetto appunto a quelli del balneare, e dobbiamo dire, le amministrazioni comunali, gli parli di turismo, sì, ti ascoltano, ma non c'è, diciamo, un provvedimento che vada nella direzione o un atteggiamento se comunque... Mi consente, direi che soprattutto nell'analisi economica del nostro territorio, un settore che non è mai stato oggetto di un'attenzione sufficiente è il turismo, che per concezione di chi lo analizza è fortemente frazionato, quasi familiare, quindi lasciato a se stesso. Esatto. Facciamo un esempio per tutti. Noi abbiamo l'Expo 2015 fra dopodomani. Una delle prime iniziative fatte dalle istituzioni è della settimana scorsa e credo che una programmazione, cogliendo questa opportunità, potrebbe essere senz'altro utile e stravolgente per il nostro territorio. Due elementi. Ammesso che vengano anche un terzo soltanto dei visitatori che sono stati a Shanghai, quindi 20-25 milioni di visitatori, la capacità ricettiva non è milanese. Quando noi abbiamo una fiera importante a Verona, copriamo gli alberghi fino a Padova. E quindi potrebbe essere una spinta molto forte a riqualificare, come diceva bene prima, la nostra offerta ricettiva. In secondo luogo, pensiamo per esempio al sistema trasportistico. Noi non abbiamo ancora una capacità di fare una programmazione per i visitatori cinesi. I visitatori cinesi arrivano a Francoforte e poi la Lufthansa, che è il vero tour operator di Venezia per la Cina, certo, li manda qui un giorno o due al massimo. Quindi l'occasione dell'Expo è un'occasione importante proprio per fare un esempio di riprogrammazione del nostro sistema turistico, tenendo presente che il turismo è sì la prima industria nel Veneto, però è quella che nessuno riesce a programmare, a definire e vedere. Abbiamo degli esempi di programmazione molto forti, penso ad alcuni interventi sulle spiagge, però sono di singoli o di gruppi che hanno una certa capacità. Io non credo che il futuro, il nostro turismo delle spiagge, per esempio, sia soltanto dovuto o sufficiente al fatto di avere il sole, il mare e la sabbia. No, credo che dobbiamo andare oltre a questi aspetti qui, senza perdere quel patrimonio che molti hanno acquisito. Ecco, però deve subire, brutta la parola, un processo di industrializzazione, che non vuol dire penalizzare il piccolo, vuol dire renderlo sistema e funzionare. E qui credo che le istituzioni abbiano il dovere di una programmazione di questo tipo, soprattutto in una regione come la nostra, che abbiamo degli asset importanti, pensiamo all'agroalimentare, pensiamo oltre al prodotto industriale tipico della meccanica, del legno, del tessile. E questi vanno messi in qualche modo tra loro funzionali, diversamente ognuno si arrangia e per carità si andrà avanti, però non credo che un'economia così globalizzata come oggi, il fatto dell'arrangiarsi, sia ancora un'arma vincente come è stata per il Veneto che è decollato dopo la seconda guerra. No, però di fatto penso... voi trovate ad arrangiarvi. No, ma tutto quello che dice Borga è tutto condivisibile, infatti... Io penso che uno dei limiti che noi abbiamo è il frazionamento, ad esempio, e la gestione di questo settore, perché senza nulla togliere alle singole competenze dei comuni, che ovviamente svolgono una parte importante legata soprattutto al governo del loro territorio, perché diventare competitivi significa innanzitutto migliorare la qualità dell'ambiente e dei luoghi. La migliore, diciamo, promozione è quella che
dà soddisfazione intanto a quelle persone che vengono in una determinata località turistica perché la trovano bella, accogliente, gradevole, ospitale, eccetera, eccetera, eccetera. No? Dopo dobbiamo naturalmente però pensare che serve per, appunto, per gestire in modo un po' più industrializzato il turismo, ci vogliono dei soggetti istituzionali a dei livelli più alti che sanno mettere insieme questo sistema dei singoli, a partire dai comuni ma a partire anche da altri soggetti che fanno turismo. Ed è quello che un po' manca in questa nostra regione, cioè se pensiamo solamente per rimanere in un territorio che conosco meglio di altri, se pensiamo al tema dell'accoglienza e delle aziende di promozione turistica, se pensiamo al tema dei consorzi che fortunatamente la legge, questo disegno di legge va a modificare, lì ci rendiamo conto di come due asset importanti per il turismo, da una parte l'accoglienza e dalla parte la promozione, la commercializzazione, va bene, vengono gestiti in modo molto frazionato e questo è, si è dimostrato ormai negli anni un grande limite che deve essere velocemente recuperato, però ci vuole una cultura dello stare insieme. Perché io vedo di fare il sistema, perché questo non è un vizio solo della politica, è un vizio anche degli imprenditori, perché io vedo imprenditori che vogliono l'APT del loro comune o del loro territorio per gestire niente, perché non gestisci niente, perché le risorse non ci sono e poi l'accoglienza va fatta insomma in un modo come dire, organizzato, efficiente, dentro un sistema che non può certo trovare una risposta a un livello territoriale se non come presenza. Assolutamente. Cosa dice lei Presidente a questo riguardo? Alla luce anche quanto appunto si è detto. Sì, io dico i temi strategici generali ampi vanno bene. Ripeto, partiamo da problematiche proprio basilari minime, mancanza proprio di dialogo fra comuni, mancanza minima di strategia turistica, cioè i comuni pensano di fare il turismo presentando il singolo comune, cioè qui viviamo in un mondo globalizzato in cui dobbiamo comunque vendere un territorio. Ci siamo ancora a questi livelli qui. Esatto, dobbiamo vendere un territorio, cioè il turismo non può essere confinato, il turismo deve essere un territorio omogeneo. Nel nostro territorio omogeneo sono 9 comuni che insistono e ognuno prende direzioni in maniera indipendente, non dialogano, non parlano. Dico, gestite il territorio secondo le vostre possibilità per quello che riguarda i piani di lottizzazione, certo, di costruzione, eccetera. Però per quanto riguarda delle scelte strategiche sul turismo bisogna mettersi assieme e ragionare. Una piccolissima cosa, da noi non c'è nulla che identifichi che siamo Riviera del Brenta. A livello emozionale, immaginativo, quando un turista arriva, cos'è che fa identificare un territorio? Il fatto che il territorio esista. Quindi l'immagine, il nome Riviera del Brenta dà la sintesi di un territorio. Basterebbe, ma proprio la base minima, mettere sotto i cartelli dei comuni territorio della Riviera del Brenta, dare informazione su cos'è la Riviera del Brenta, come è nata. Che già uno riesce a capire. Già uno riesce a capire. Noi quando i turisti arrivano, la prima cosa che stiamo cercando di fare noi personalmente come imprenditori è informare il turista che esiste un territorio, che non è una strada che porta verso un altro luogo. Questo è un territorio che ha le sue caratteristiche. E vediamo che questo viene apprezzato. Se il territorio viene concepito come unitario, come effettivamente è, e su questi temi strategici del turismo, ormai, torno a ripetere, non si può più presupporre di mandare avanti un orto, ma bisogna mandare avanti un territorio, dovrebbero almeno in questo senso i comuni, a prescindere dalle appartenenze politiche, a prescindere dai cambiamenti continui di amministrazioni, però trovare una strategia comune che metta insieme politica, imprenditoria, amministrazioni, certo, la provincia, la regione, fare, certo, un discorso strutturato, perché questa è la base sulla quale partire per poter pensare di promuovere un territorio. Siamo proprio, certo, alle basi mancanti. Posso solo aggiungere una cosa. Proprio per rimanere in Riviera del Brenta, che è un luogo conosciuto, la Riviera del Brenta, no? Ecco, una delle cose molto semplici che gli amministratori dovrebbero fare, che è quello che loro chiedono, no? Nella programmazione partiamo dalle iniziative, le manifestazioni, ma non è possibile fare un calendario unico, va bene, che per tempo viene organizzato e programmato e poi viene diffuso, dove vengono indicate tutte le manifestazioni di un territorio, perché la Riviera del Brenta
diventa competitiva e si propone nell'offerta dei mercati, diciamo, internazionali come luogo che ha una sua identità molto anche definita, se c'è anche una capacità di promozione che è unitaria appunto del territorio, con tutte le cose che dentro questo territorio ci stanno, a partire dalla ristorazione. Ci ricordiamo la Riviera del Brenta, una volta, adesso un po' meno, era molto famosa per i ristoranti del pesce, cioè quando pensavi ai ristoranti del pesce pensavi alla Riviera del Brenta. Però, per dire che agli amministratori in realtà non gli si chiede chissà che cosa, gli si chiede solamente una cultura, va bene, legata alla gestione di questo territorio, che li metta, che li veda un po' assieme. Lei ha fatto un'osservazione molto interessante, è vera. Adesso non si pensa neanche più dove andare a mangiare il pesce. Qui stiamo parlando di pubblici esercizi, ristorazione, piccole aziende, piccole e grandi aziende. Per quale ragione non se ne parla più? Ma non se ne parla più perché da una parte la Riviera del Brenta ha perso un po' di appeal dal punto di vista capacità, sì, forse anche dei ristoratori, di proporsi. Bravissimo. Allora dico questo, quando e non è l'unico caso, ci sono stati dei casi di valorizzazione territoriale, voglio pensare anni addietro l'altopiano di Asiago e altri ambiti molto interessanti, strategici per la nostra regione. Però gli operatori, una volta che sono stati accontentati o comunque hanno trovato condiscendenza nel pubblico di questo, o si sono autovalorizzati, poi si lasciano andare o approfittano e si prendono l'auto martellata sui piedi. Sì, ma è proprio e dopo perché, ci vanno a lamentare perché, che... Perché tra l'altro è invece il momento in cui proprio la tipicità, diciamo, oltre che dei luoghi e dei prodotti, oggi è lo strumento vincente con il quale ti puoi proporre. Se invece si continua a vivere un po' su quello che si aveva raggiunto, ma che velocemente si perde, è questa capacità di innovarsi, perché qui si parla di innovazione, l'innovazione è legata anche al fare progettualità, però bisogna che a un certo punto ci sia coerenza e non dopo approfittare del fatto che comunque i turisti arrivano, si trattano male, ci si lascia andare. Il rischio però è la Riviera del Brenta, da questo punto di vista, ed è un peccato, io spero che venga recuperato, stanno perdendo un po' sta identità che era legata alla ristorazione della Riviera del Brenta, legata al pesce. Assolutamente. Torniamo poi sul discorso, poi vediamo anche di altre cose interessanti per quanto riguarda i fondi per le piccole e medie realtà aziendali, oltre che quelle commerciali, sempre con Veneto Sviluppo, tra poco. Allora, soluzioni per la congiuntura economica. Abbiamo visto le imprese, il settore turistico in particolare, ma parliamo anche di commercio, di servizi, lamentano difficoltà. Piccole e medie imprese che chiedono anche degli aiuti concreti. Qualcosa è arrivato per chi si è trovato in difficoltà? Il discorso dell'alluvione, per esempio, avete elargito, no? Siete riusciti almeno a chi aveva bisogno immediato a soddisfare. Ma secondo le cifre 2.862.000 euro evasi, no? Ecco, direi che la Veneto Sviluppo e quindi la Regione tramite la sua finanziaria credo che in questa fase stia intervenendo in maniera abbastanza pesante sul sistema economico veneto. Già ho citato alcuni dati prima parlando anche del turismo. Però prima di arrivare alla sua domanda vorrei riprendere una battuta del presidente di Fiume Ville. Della Riviera del Brenta, quando diceva il prodotto, non abbiamo mai certezza del prodotto. Io credo che oggi uno degli elementi negativi di questa fase congiunturale è che nessuno più ha certezze e non c'è liberismo che tenga se una scelta poi viene messa in discussione dalla burocrazia piuttosto che da altre scelte politiche. E questo va oltre il turismo, questo va proprio in una fase di incertezza generale. Seconda battuta, io ricordo sempre che la Regione ha due compiti istituzionali, che è quello di essere un ente di programmazione e di controllo, che secondo me un po' sono stati dimenticati. Oggi si parla di federalismo, vale la pena di aggiungerne anche un altro, che è quello di una grossa capacità di coordinamento. Se noi applicassimo questi tre concetti, le preoccupazioni espresse da Francesca e dal Presidente probabilmente ridarebbero anche alla base una certa fiducia, ma non solo per il turismo, per l'economia in generale. Per rispondere alla sua domanda, io ho citato prima dei dati, io vorrei ricordare a tutti gli operatori che il sistema bancario, le associazioni imprenditoriali sono perfettamente a conoscenza, il sistema dei confidi, delle opportunità che la Regione tramite la finanziaria regionale offre e sono sostanzialmente quelle che dicevo prima, una grossa capacità di intervento sui fondi di rotazione che coprono tutto l'arco produttivo, da quello dei servizi a quello turistico a quello
artigianale, commerciale e industriale. E credo che i dati che ho citato prima sono emblematici di una ripresa molto forte. Lei ha citato quello dell'alluvione. Quello dell'alluvione l'abbiamo di fatto creato su indicazione della Regione ed è fortemente operativo perché in pochi giorni, in 15 giorni, l'azienda colpita, presentata la domanda, ha la liquidità in mano. I dati che lei citava sono emblematici e questo deve essere un modello che cerchiamo di replicare e di modificare ormai le sovrastrutture che in questi anni si sono create. Quindi al di là delle emergenze come questa, di poterlo duplicare per casi di necessità. L'altro aspetto che volevo dire per le aziende è che adesso noi ci stiamo impegnando molto fortemente sull'accesso al credito, ampliando la gamma delle garanzie. Martedì scorso la Regione ha deliberato un intervento di 34,6 milioni di euro a favore delle imprese per avere le garanzie. Stiamo definendo con i Confidi e con la Regione stessa le modalità per l'utilizzo immediato di questo, però stiamo anche trattando con il Ministero delle Finanze l'utilizzo a livello regionale del Fondo Centrale di Garanzie. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è che qui l'azienda trovi la risposta alla sua domanda, quando naturalmente la risposta è meritevole della domanda che è stata fatta, e trovi subito una immediata capacità di ottenere quello che merita, e quindi il rapporto con Roma è un rapporto quasi automatico una volta definiti i criteri. Io resto convinto che bisogna avere anche un attimo di fiducia su quello che le istituzioni bene o male mettono sul campo, però una forte opera di informazione rivolta alle associazioni, al sistema bancario e ai Confidi per far capire che l'azienda non è completamente sola, anche se bisogna dire l'azienda veneta per cultura e ahimè per esperienza ha capito che deve in ogni caso affrontare il futuro con le proprie capacità e questa è una ricchezza che non va mai in nessun modo demolita ma va semmai rafforzata e incentivata. Certo. Cose fatti quindi concreti, questo anche rispondendo ai messaggi che sono arrivati, che chiedono concretezza, poche parole, soluzioni pratiche perché gli imprenditori non ne possono più. Poi abbiamo visto le manifestazioni di Treviso, Vicenza, la riunione degli imprenditori che non vogliono, dicono che non vogliono più i politici tra diciamo così, coloro che possono esprimere un parere, quindi c'è veramente un distacco dalla politica perché non risponde concretamente. Queste potrebbero essere soluzioni di aiuto? Beh, le soluzioni che venivano, delle possibili, quelle che venivano elencate da Borga, appunto noi le conosciamo bene e anche le utilizziamo e sono strumenti. Quindi gli associati? Certamente, la finanziaria, il Veneto Sviluppo è uno strumento molto importante di riferimento per il sistema delle imprese, per il tramite dei consorzi che interviene appunto con degli incentivi, in particolare in conto interessi, per gli investimenti che fanno le aziende. Però la domanda che lei mi faceva è una domanda che riguarda un po' più in generale la politica, perché le imprese, come tutti i cittadini, si aspettano le riforme. Quelle riforme che non sono mai venute in realtà da tantissimi anni a questa parte e credo che anche il risultato elettorale, al di là diciamo che fosse una prova elettorale legata alle città e quindi delle elezioni amministrative, in qualche modo vada letto anche come una manifestazione diciamo di insoddisfazione da parte dei cittadini rispetto a una politica di governo che ha disatteso qualsiasi aspettativa che tutti noi e che tutti i cittadini aspettavano, tenendo conto tra l'altro che viviamo anche una fase estremamente difficile, perché la crisi economica non è assolutamente finita, al di là di quello che si dice. Ci sono, l'altro giorno leggevo i dati Istat, che è un ente credo assolutamente terzo e credibile, dove diceva che circa 15 milioni di italiani sono sulla soglia della povertà e che si sono ridotti i consumi dei generi alimentari. Sì, verissimo, questa verissimo. La dice tutta, esatto, sulla situazione e sulle difficoltà delle famiglie italiane, siccome ci sia la necessità, esatto, di una risposta vera da parte della politica. Assolutamente. Siamo giunti al termine, io vi devo ringraziare, il tempo letteralmente vola, quindi grazie ai nostri ospiti, Francesco Borga, Presidente di Veneto
Veneto Sviluppo, Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti, Giuseppe Maleba, presidente associazione Un Fiume di Ville. E quindi ecco un'alternativa per un weekend lungo, perché no, non andare nella Riviera del Brenta a visitare questo nostro Fiume di Ville. Io vi lascio, vi rinnovo l'appuntamento come sempre a domani stessa ora, ma attenzione, questa sera dalle 21 alle 23 parleremo di mala sanità con i nostri ospiti, e quindi un altro appuntamento per intervenire, telefonate se avete dei casi da segnalare, sono molto importanti, e mandate i vostri messaggi. Vi aspetto questa sera.